Ciao, sono il dottor Max. In questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo sanguinamento delle gengive, cause e sintomi. Il sanguinamento delle gengive è un campanello d'allarme dell'instaurarsi di una malattia gengivale. Si può osservare soprattutto durante le quotidiane manovre di igiene orale per la comparsa di tracce rossastre in bocca e nella saliva. La causa più frequente risiede in una cattiva igiene orale. Uno spazzolamento troppo energico e l'uso improprio del filo interdentale possono irritare o traumatizzare le gengive, oltre a non rimuovere adeguatamente la placca. Tutto ciò scatenza anzitutto un'infiammazione gengivale, gengivite, la quale può evolvere in una forma ben più complicata, nota come parodontite. In questi casi, oltre alle gengive che sanguinano in modo più o meno copioso, è possibile notare un arrossamento e un gonfiore lungo il margine gengivale, spesso associati ad una sensazione di fastidio. Altri fattori in grado di facilitare il sanguinamento delle gengive sono i cambiamenti ormonali durante la gravidanza, l'assunzione di determinati farmaci, soprattutto anticoagulanti, come warfarin, aspirina o eparina, e un'importante carenza vitaminica, in particolare, vitamina C e K. In molti casi, il fenomeno è per lo più transitorio, soprattutto se il problema di base viene identificato e trattato tempestivamente. Tuttavia, le gengive possono sanguinare in modo persistente anche per la presenza di malattie più serie. Diabete, disturbi della coagulazione e, più raramente, leucemia. Possibili cause di sanguinamento delle gengive. Sanguinamento delle gengive è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni. Coagulazione intravascolare disseminata, ebola, emofilia, gengivite, malattia di von Willebrand, cause rare. Anemia di Fanconi, chikungunya, dengue, diabete, disturbi della coagulazione, emoglobinuria parossistica notturna, febbre di Lassa, febbre emorragica di Marburg, febbre gialla, granuloma piogenico, leucemia, parodontite. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte: mypersonaltrainer.it.